Ciao, sono Daniele e questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Sto guidando, sto andando in ufficio e come al solito parlo di birra artigianale, birra fatta in casa. Allora, siccome un po' di tempo fa ho fatto una puntata, credo la settimana scorsa, adesso non mi ricordo, sto guidando sulla lolla di riso, ecco, e avevo accennato della tecnica non sparge, ci sono state delle persone che mi hanno chiesto maggiori delucidazioni in merito e provo un po' a rispondere con un, appunto, con un messaggio audio che a questo punto, se può interessare a qualcun altro, tanto di guadagnato. Allora, la tecnica non sparge, appunto, per quanto riguarda la tecnica Trettini o il grain classico, è diciamo un po' una scorciatoia, ma è la possibilità di saltare a più pari la fase di sparge anche per chi fa Trettini. Quindi sotto certi punti di vista è vero che si riduce di una pentola, perché effettivamente tra le varie osservazioni che ho ricevuto dice vabbè, ma se è Trettini e salto lo sparge, allora salto una pentola, e soprattutto se è Trettini e ho un tasso di diluizione maggiore di acqua rispetto ai grani, sì, ecco, cioè è come se fosse sotto certi punti di vista un biab con una pentola. Vabbè, insomma, alla fantasia non ci si pone mai i limiti. Non lo so, ragazzi, io non sono così necessariamente integralista, cioè nel senso, io conosco un sacco di homebrewer che molto molto, come dire, affidabili, che fanno Trettini e che alla loro esigenza, secondo le loro bisogna, utilizzano la tecnica non sparge o meno. Cioè, poi ricordiamoci sempre il solito discorso: non è perché fai Trettini allora devi avere per forza delle produzioni grandi come 50 litri, c'è anche chi è che fa Trettini felicemente con batch da 15-16 litri. Poi ovviamente queste sono scelte e su questo nessuno può entrare nel merito, però effettivamente se ci pensate bene, con una pentola classica da 50 litri, se volete fare dei batch intorno ai 15-18 litri, ecco che sotto certi punti di vista ci state con una pentola da 50 litri riuscite a fare tranquillamente un mash con un alto tasso di diluizione, a questo punto 4,5 litri per chilo. Scusate, sto sempre guidando e mi riescono difficili i calcoli così a memoria. Quindi, avendo un tasso di diluizione maggiore e utilizzando la lolla di riso che permette di avere una maggiore pulizia del mosto, quindi se vogliamo possiamo fare pure il ricircolo per quanto riguarda Trettini, perché non è che Trettini allora no ricircolo, no tasso di diluizione maggiore, eccetera eccetera, quelle poi ogni homebrewer ha le sue scorciatoie, possiamo avere in fase di mash un mosto molto pulito. Per poi appunto travasare alla fine del mesh, dopo il mesh out, travasare in un'altra pentola, quella di boil, e ad avere un mosto pulito da portare in bollitura, luppolatura e fermentazione, chi ne ha più ne metta. Quindi dicevamo, quali sono le cose da tenere sempre bene a mente se vogliamo fare la tecnica non sparge con Trettini, chiamiamolo così, tasso di diluizione leggermente maggiore, e questo ci sta. Poi se è preferibile avere un ricircolo, e questo ci sta. Poi al mesh out non si fa sparge, e grazie, stiamo parlando proprio di quello, è abbastanza pleonastico, si travasa dentro la pentola apposita per la bollitura. Poi casomai io ho parlato con un homebrewer che abitualmente fa la tecnica non sparge, e lui comunque non lo ritiene necessario, però un paio di litri di ricircolo del mosto comunque lo rifà, prende dal basso, prende il mosto, preleva il mosto dal basso, lo riversa verso l'alto, ma lo fa più per abitudine storica piuttosto che per reale necessità, perché se hai fatto ricircolo per tutta quanta la cotta, cioè per tutto quanto il mesh, ecco che gli ultimi due litri anche no. Cioè, però potete farli come non potete farli, poi questo qua è a vostra discrezione. E niente, ragazzi, io non so che altro dirvi. Se avete qualche altra domanda sulla tecnica non sparge, proverò a rispondere. Io ripeto, non l'ho mai fatta perché, vabbè, io Trettini non l'ho mai fatto. Ho sempre il mio sistema BIAP, quindi però sono curioso di tutte quante queste tecniche, perché comunque fanno sempre cultura e è sempre bello parlare di queste cose, anche se fate Trettini, va, mettiamola così. E ciao ragazzi, questo è carbrewing@gmail.com, parlatemi, io sono Daniele, scriviamoci, sentiamoci, che tra poco comincia a fare seriamente freddo e bisogna stare vicini. Ciao ciao, buona giornata!